Nell'atrio della biblioteca Scarabelli è stato presentato il libro della scrittrice siciliana Giusy Sciacca dal titolo D'amore e di rabbia. Il libro parla di una Sicilia arcaica che si lacera sotto le spinte di una modernità scandalosa, impaziente e ribelle, ambientato in Sicilia nel luglio 1922. A Lentini, centro agricolo della provincia siracusana sotto il fiato dell'Etna, avviene un sanguinoso fatto di cronaca, poi sepolto dalla polvere. Tra i protagonisti anche Maria Giudice, fervente sindacalista di origine lombarda e madre della scrittrice Goliarda Sapienza. L'evento, inserito in un ciclo di incontri culturali denominato Parola alle Donne, è promosso dall'Inner Wheel Club Caltanissetta, presieduto da Pina Adamo, in collaborazione con il comune di Caltanissetta. D'amore e di rabbia è un romanzo storico, corale, ambientato in Sicilia, nella Sicilia degli anni 20. Nello specifico la storia si svolge per gran parte a Lentini, in provincia di Siracusa, ma con degli intervalli a Catania e a Siracusa, che poi sono le mie tre città. E siamo nel periodo post-bellico e quindi poco prima dell'avvento fascista, in un momento di forte scontro ideologico tra il pensiero latifondista e le prime forme di lotte sindacali e le leghe bracciantili. Al centro Amelia, la protagonista, che cercherà la sua collocazione. Il nostro ultimo appuntamento con la rassegna letteraria che abbiamo insomma, inaugurato il 19 novembre rappresenta appunto un incontro con le scrittrici siciliane che parlano di donne. Il libro infatti è ambientato nella Sicilia dell'immediato dopoguerra. Siamo esattamente a Lentini, che è una cittadina agricola in provincia di Siracusa, e qui si staglia appunto la storia di questa protagonista, che è Amelia Di Stefano. È una nobildonna catanese che a causa di un errore di gioventù viene ripudiata dalla sua famiglia e quindi trova i favori insomma, di un nobile lentinese, il barone Beneventano, il baronello, e quindi che la accoglie a Lentini, dove appunto dall'affaccio del suo appartamento nobiliare, vede appunto questo microcosmo lentinese che è caratterizzato dalla povertà e dalla miseria dell'immediato dopoguerra e quindi viene coinvolta in questo susseguirsi di emozioni e di eventi e alla fine chiaramente farà la sua scelta.